Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questo test mod. Un test mod per console e per PC. Un test mod che aggiunge delle produzioni. Niente, niente male. Prima di cominciare mettetevi comodi, che io devo ricordarvi che in descrizione c'è la mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. E se avete Amazon Prime potete sostenermi gratis con un abbonamento ed entrare anche nella nostra fantastica chat Telegram per gli abbonati. Inoltre in descrizione ci sono tutti i miei social e la possibilità di sostenermi qui. Se non avete tempo e modo di venire in live, potete aiutarmi qua su questo canale con il tasto super grazie, offrendo un piccolo caffettino. Nella giornata di ieri mi hanno aiutato Pazzolori 2001 ed Emanuele 94, che io ringrazio, e a loro dedico questo video. La mod di oggi si chiama Potato Processing. Aspettate, ve lo dico, ma vicino. Potato Processing, ecco fatto. In realtà non è una mod che va solo a lavorare sulle patate, ma ci aggiunge anche delle serre molto interessanti. Adesso andiamo un po' a vedere tutto il contenuto della mod. Andiamo in costruzione e vi faccio vedere su questo campo qua, le mettiamo tutte da capo. Vi faccio vedere quello che contiene il pack. Il pack contiene, in produzioni abbiamo il Potato Processing, che è la fabbrica vera e propria che produce un milione di roba, un milione di cose, tante nuove produzioni. Ok, visivamente è, diciamo, la fabbrica del vino di default, e potevano far meglio, sinceramente, però dai, non ce lamentiamo, meglio di niente. Abbiamo questa, poi abbiamo i due punti vendita. Uno è un punto vendita per vendere la roba, vedete che c'è il trigger. Quest'altro invece è un punto vendita, è il supermarket, che vi, sì, è un punto vendita, ma vi trasforma i prodotti in denaro. È una specie di produzione. Voi direte, ma in che senso? Poi andremo a vederla. Posizioniamo giù anche questa. E poi abbiamo le due serre molto importanti, una piccola e una grande. Sono delle serre che ci permettono di fare, oltre che pomodori, lattuga e fragole, ci fanno fare anche cipolle, cetriolini e peperoncini. Ve la metto qua. Eccola qua. Ma adesso andiamo a vedere nello specifico queste produzioni. Io inizierei dalle serre. Le serre sono semplici serre che richiedono acqua, e poi decidete voi se produrre appunto pomodori, lattuga, fragole, cetrioli, peperoncini o cipolle. Adesso vi faccio vedere, però la cosa bella di questa mod è che quando spawna la cassetta, non è che spawna la cassetta con la solita texture brutta piatta, ma hanno modellato proprio i frutti, gli ortaggi, che è uno spettacolo. Questi sono i cetrioli, queste sono le cipolle, guardate che spettacolo, fatta veramente bene, e questi sono i peperoncini. Io direi, ragazzi, che 5 stellette già solo fino a qui la mod se le merita. Già se merita adesso 5 stellette solo e soltanto per le serre. Oh, attenzione ragazzi, perché la produzione è molto molto molto, non vi dico complicata, però rischiate di imbrogliarvi. Iniziamo. Allora, c'è la possibilità di produrre il grasso vegetale. Il grasso vegetale si produce dall'olio di girasole, quindi voi dovete portare l'olio di girasole qua e diventa grasso vegetale, dall'olio di colza o dai semi di soia. Quindi avete la possibilità con queste tre cose di fare il grasso vegetale. Poi potete produrre premium potato con 4 patate più l'acqua, vi fa patate più amido. Poi con 3 patate invece l'olio vegetale, quindi voi riprendete l'olio vegetale e lo riportate dentro, vi fa le patatine fritte. Poi con 3 patate, l'acqua più il formaggio, vi fa le patate gratinate. Quindi qui ci potete portare anche il formaggio. Poi con 5 patate, olio vegetale, cipolle grasso vegetale, acqua, cipolle, vi fa le patatine fritte. Ok? Poi le mashed potato, cioè col latte e burro, patate, acqua, latte e burro, vi fa le mashed potato. Vi fa pure la zuppa di patate. Come si fa la zuppa di patate? 2 patate, acqua, amido, pomodoro, cipolla e peperoncini.
Poi, paprika chips, tre patate, cioè le patatine alla paprika, piccanti, tre patate, grassi vegetali e peperoncini. Poi, potato pancakes con uova, farina, grasso vegetale e quattro patate. Poi, stuffed baked potato, tanta roba qui, raga. Qui ci serve, tenetevi forte che qui ci servono tre patate premium, il mais, il latte, il formaggio, i pomodori, il peperoncino e il cetriolo, e ve fa sto super mega piatto. Poi insalata di patate, quindi 5 patate, grasso vegetale, acqua, uova, due pomodori, due peperoncini, due cipolle e un cetriolo, qui un cetriolone insomma, e poi le crocchette di patate, farina, uova, grassi vegetali e come potete vedere, la tre mashed potato. Non è difficile, raga, basta guardare un attimino la ricetta e gli ingredienti, non è difficile. Allora, per rimettere in produzione quello che voi producete, in questo caso vi serve il grasso vegetale, basta metterlo in distribuzione. Cioè, voi andate a produrre grasso vegetale, lo attivate e poi lo mettete in distribuzione, e a sua volta il grasso vegetale vi andrà nella ricetta che richiede il grasso vegetale. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. Oh, poi abbiamo il punto vendita, questo qua, S-Mart. Questo punto vendita, come vedete, è diverso da quello diretto. Vi faccio vedere un attimino, eccolo qua, vedete? È una specie di produzione che voi dovete attivare. Una volta che avete il prodotto all'interno del magazzino, dovete attivare il prodotto corrispondente. Vedete, è una specie di produzione, né più né meno. Questo punto vendita produce reddito ogni ora, vendendo i prodotti direttamente al cliente. Il profitto, cari amici, è di circa il 30% superiore rispetto alla vendita diretta. Tuttavia, l'importo di vendita giornaliero è limitato. Vi ricordo sempre che questa, il supermercato, è una produzione e quindi va attivata. E adesso, amici, per finire, facciamoci una bella passeggiatina in mezzo ai nuovi prodotti, così vi faccio vedere anche i pallet. Queste sono le patate gratinate, queste sono le patatine alla paprika, questa è la zuppa di patate, questo è il grasso vegetale, questa qui è l'insalata di patate, questo è sta patata ripiena di qualcosa, pane, non lo so quello che è, insomma, stuffed baked potato, stufato di patata, non ho ben capito. Questa è il purè di patate, mashed potato, credo che sia semplicemente del purè di patate. Queste sono le patatine fritte, queste sono le patate premium, queste sono le... no, aspetta, queste sono le patatine fritte, french fries, patatine fritte, e queste fried potatoes, altre patate fritte diverse, condite diversamente. Queste sono le crocchette di patate, questo è l'amido, e questi sono i pancake di patate. Insomma, ragazzi, è veramente una super mega produzione che, ripeto, non è, all'inizio sembra complessa, ma poi quando ci si fa l'occhio, la mano, non è così complessa, dai. Amici, fatemi sapere nei commenti se questa mod vi piace, se sono stato chiaro, se avete qualche dubbio, scrivetelo nei commenti. Dubbio che riguarda la mod, non mi scrivete cose che riguardano quando esce la Italian Rice. Dubbio che riguarda questa mod e io vi risponderò. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, perché per me è importantissimo. Iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul mondo di farming. Attenzione, perché nel fine settimana arriverà anche poi una bella sorpresa. E detto questo, io ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, che consentono al canale di sostenersi e andare avanti, portare tutti questi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!